Fileni è un'azienda che opera nel mercato della carne avicolo, quindi prevalentemente pollo e non altro. Ha un fatturato di circa oggi 650 milioni l'anno di euro. E la sfida è una supply chain molto estesa e molto veloce. Dal ricevimento dell'ordine abbiamo mediamente 4,5 ore per evaderlo e mediamente 15 ore per consegnarlo. Quanta automazione c'è nel tuo business? Allora, per quanto riguarda la logistica, abbiamo un magazzino automatico in shuttle che abbiamo implementato nel 2017 perché dovevamo recuperare tempi. Per noi il tempo è fondamentale, l'essere on time è forse l'elemento più importante. Il nostro prodotto è un prodotto che ha un valore basso, ma è un prodotto servizio. Per cui gran parte della vendita è servizio, cioè essere presente nei punti vendita sia delle GDO che del normal trade o della ristorazione nel momento giusto in cui se lo aspettano. Per quanto riguarda la logistica, abbiamo fatto investimenti, io credo, per circa 25-26 milioni di euro. Distribuiti in quali principali capitoli? Magazzino, sistemi di tracking, proprio per poter controllare costantemente la consegna, quindi abbiamo un TMS più un sistema di tracking sia sul trasporto primario che sul trasporto secondario. Abbiamo coinvolto i fornitori perché per quanto riguarda tutto il trasporto di gomma su gomma non abbiamo nulla, quindi è tutto in outsourcing. Abbiamo un portafoglio di fornitori che ci seguono ormai da anni e fanno investimenti anche con noi. E su sistemi di pianificazione. È un investimento continuo perché riuscire ad avere il processo sotto controllo e riuscire a capire dove sono i momenti in cui perdiamo efficienza ed efficacia ci diventa fondamentale per poter sempre migliorare. Lavoriamo sia con partner fortemente strutturati, quindi aziende che hanno addirittura la nostra dimensione nel mondo del trasporto e della distribuzione, e lavoriamo con piccolissime aziende, perché con le piccolissime aziende o col mondo universitario, poi adesso lo racconterò velocemente, andiamo a ricercare quelle soluzioni particolari che grandi aziende non, sulle quali non investirebbero. Da poco abbiamo aperto una collaborazione su uno spin-off della Politecnica delle Marche, che è l'università, con aziende, partner tecnologici specifici, per andare a ricercare sistemi di automazione tramite robot collaborativi, machine learning e quant'altro, in alcune parti del nostro processo logistico che non eravamo riusciti a automatizzare. E quindi è una scommessa perché è pura ricerca in questo caso. Il tema è che qui siamo tutti senior e è il dopo di noi, no? Cioè, quando a un certo punto un'azienda si stia organizzando anche per la sostituzione anche dei ruoli apicali e non soltanto dei collaboratori alla logistica. La brutalizzata, cosa ti ha chiesto l'azienda a un certo punto? All'interno della mia azienda è venuto fuori un cambio generazionale. Come facciamo il cambio generazionale? Da una cosa vecchissima, cioè le aziende rimangono e persone vanno in pensione, vanno perché cambiano lavoro, vanno, per esempio noi lavoriamo tutti in logistica, se vi siete accorti che il mercato del lavoro solo del logistico è molto veloce, siamo richiesti, siamo richiesti come i demand planner o come i meccatronici, perché basta guardare le offerte, telefonate, quant'altro. Quindi ci siamo chiesti all'interno, ok, se qualcuno di noi fa altre tipologie di scelte o lascia, chi subentra? Siamo un po' guardati e abbiamo deciso, o meglio, siamo accorti che era importante investire nei nostri team, anche nei team apicali. Quindi stai dicendo che è il leader del team che per primo deve porsi il problema, anche di se stesso, potrebbe per ragioni personali, anche qualunque tipo. Io ho sempre approcciato, ho cambiato più aziende, ho sempre approcciato questa problematica del tipo,
voglio essere libero di andarmene. Quindi per essere libero di andarmene, voglio lasciare l'azienda in una situazione di sicurezza, di stabilità. Sì, e quindi lavorare col team in maniera che poi, nel momento in cui non ci sono più, possa comunque portare avanti l'attività meno ordinaria. Per un'azienda come Fileni e per me personalmente è sempre un piacere partecipare agli eventi di largo consumo. Come sempre un momento di confronto con i colleghi che operano nel settore specifico della supply chain per avere spunti, idee e condividere innovazione e processi che stiamo portando avanti tutti insieme.